ragazzi, bravo, bravo. Abbiamo iniziato con un congresso nazionale che ha detto un ragazzo cresciuto nel movimento, un ragazzo che l'Italia del Poli è stato al fianco di Giovanni Padani, e poi Padani che nonostante sia l'antimicidia di Giovanni Padani prima, è venuto in provincia di Cuneo a festeggiare con noi perché si sente molto legato alla nostra terra. E comunque è stato un buon inizio per quest'anno, era diciamo la ciliegia sulla torta era quella, poi abbiamo visto che col passare del tempo c'è stato un referendum, ci sono state molte manifestazioni, siamo stati sul territorio, non l'ultimo la visita di Salvini in provincia di Cuneo, che in mezzo alle gioie ha dato molto spirito, molta voglia di combattere e i risultati li abbiamo ottenuti, perché come ricordava bene Paolo prima, in provincia di Cuneo ha vinto di no e non di poco, e si pensa invece prima non era così sicuri che la vittoria del no era così certa. Abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale e ringrazio tutti voi perché tutte le volte che c'era un incontro pubblico sul nuovo referendum c'eravate tutti, e questo è un buon segno, perché se il giovane impara, sente e capisce cosa vuol dire votare no a una riforma costituzionale, può essere anche d'aiuto a molti amici che durante comunque nell'ambito scolastico non solo aiutano un voto che è stato a vedere dai sondaggi e dai risultati ottenuti, è stato uno deciso a questo governo che come tutti noi sappiamo penalizza di poco noi giovani, perché moltissimi andiamo all'estero e ci prendono pure in giro i ministri, già solo quello basterebbe per dire questo governo fa estremamente schifo. Detto questo, ci penalizza perché noi non lavoriamo più praticamente con la TV di terminato al 2018, siamo in buon contratto oppure no. E tutto questo è grazie a questo governo, che non è male prima, lo dicevamo, però se Berlusconi ha la disoccupazione giovanile è più bassa, per cui molti lo c'era. E detto questo, speriamo che nel 2017 prossimo continuiamo a combattere con il voto durante tutto quest'anno, e speriamo che ci siano nuove soddisfazioni, anche perché avremo tre grandi città a lezione, ma diciamo due o tre, perché Savigliano vedremo, comunque sarà Cuneo, Montorini, Savigliano, qui saranno tre grandi rampe di lancio anche per vedere come andare a questo. Vi ringrazio ancora tutti e vi faccio tanti auguri di buon Natale. Bravo.